Allora, boys, oggi andiamo a vedere il T-34. È un carro che ho sempre voluto giocare all'interno di War Thunder e che non ho mai avuto modo di giocarlo, per l'appunto. Oggi andremo a vedere qualche clip che ho preparato per vedere più o meno il carro come si comporta. Siamo in era 4 a 6.7, un cannone da 120, 3 mitragliatrici da 12.7, velocità rotazione d'oretta 14.8, brandeggio verticale molto importante, meno 10. Perché è molto importante? Perché abbiamo una corazza davvero fantastica per quanto riguarda la torretta, molto difficile da penetrare, quasi impossibile, a meno che, insomma, non si trova di lato o sparate dietro, là diventa facile, però frontalmente è davvero molto difficile. Il punto debole sarà vagamente la struttura, il corpo del carro. Ecco perché un meno 10 possiamo sfruttarlo magari con una piccola collina, no? Ti affacci, no? E poi la torretta si abbassa e il cannone spara. Tempo di ricarica piuttosto elevato, 15.8, però c'è da dire che non abbiamo la qualifica né base e non abbiamo la qualifica esperto, perché l'equipaggio non è a 70 di livello, è solo 51, quindi potremmo abbassarla ulteriormente. Una penetrazione di 283, ma vediamo più nello specifico che portiamo le T14 e 3, 283 più tutti gli altri valori. Possiamo sbloccare le T17-1 e poi le M73 famose. Abbiamo poi una massa di 66 tonnellate circa e una velocità massima di 35 km/h che verrà sempre rispettata. 9 volte su 10 andrete al massimo. 6 membri dell'equipaggio: mitragliere, pilota, artigliere, comandante e servente. Prima di entrare in partita, due cose molto importanti. Mi piace la condivisione, il commento, le solite cose. Se volete provare il gioco completamente gratuito, trovate il link in descrizione. Se volete supportarmi direttamente, potete abbonarvi gratuitamente al mio canale Twitch se clienti di Amazon Prime. Basterà collegare il vostro account Amazon Prime a Twitch per fare l'abbonamento gratuito una volta al mese. Quindi, volete aiutarmi? Potete fare così. Non volete aiutare a me, potete aiutare comunque altri creatori di contenuti se sono ovviamente su Twitch. Quindi è un peccato non dare un abbonamento che rimarrebbe fermo. Questo è quanto, qualche clip del T-34, considerazioni finali, buona visione. Qualcuno dietro per coprirmi le spalle, però si poteva mettere, cioè, non è che chiedevo molto. Attenzione. Poi andiamo a sinistra. Ecco, visto che è passato. Beh, a destra comunque abbiamo un bel po' di carri che coprono. No, Ferdinand, ma proprio no. Aspetta che di qua potrebbe spararmi. Vabbè, abbastanza standard questa kill, mi verrebbe da dire. Ma quello sulla sinistra dove cavolo è andato? Sta facendo il giro? Era quello di prima. Era quello di prima. Era quello di prima. Ma poi non gli viene di guardare un attimino a destra se è tutto pulito? Non hanno questa sensibilità, diciamo, nella... No, evidentemente ce l'ho solo io. Riassunto molto breve, è passato un bombardiere nemico che non solo ha distrutto l'intera città, se volete, ma ha distrutto anche tre carri armati alleati. Inoltre mi hanno chiamato l'artiglieria diverse volte, mi hanno cingolato, colpito la torretta sopra e siamo ancora qui, non siamo ancora morti. Ora potrei avanzare perché lì dietro c'è un'antiera, però andrei a lasciare una posizione d'oro, quindi... Perché rischiare? Anche perché la mia parte vulnerabile è coperta dalle macerie del palazzo. Quindi questo qua mi sta facendo arrabbiare perché mi distrugge sempre il cannone. Ma non è un grosso problema. Quindi si crea questa situazione di stallo, vedete? Cannone carro completamente coperto più o meno. E noi rimaniamo solo a mostrare vagamente il... Porca miseria, se riuscissi a distruggerti perché mi ha dato fastidio un... C'è quel carro, vedi, che non mi dà possibilità di tiro. No. Vabbè. Questo è quanto.
Nulla, una disfatta totale. Tra l'altro non riesco a cappare perché c'è qualcosa dentro. Ci sta un carro armato che non mi consente la cattura. E vai via. Avevo capito che stavi lì, più o meno. Anche perché il capo è questo, cioè un alleato, un nemico, un segno di vita. Su alfa non vedi. Volevi fare questo? Sbalzo orizzontale e servente. Un segno di vita, l'ho trovato. È un tiger. Sì, metti il fumo che sicuramente riuscirai a teletrasportarti. C'è qualcuno dietro, bene. Se ci fossi stato io prima, le cose non sarebbero state così. Mo' questi hanno preso tutta la mappa e mi verrebbe a dire grazie al cavolo. Dove sta l'altro, quello che mi ha sparato? C'è uno che mi ha sparato da dietro, penso. Te figurati! È arrivato anche da sinistra il colpo. Porca miseria, da dietro, da dove? Da dove mi ha preso quello? Vediamo adesso se riusciamo. Uno scontro sulla lunghissima distanza. Ma non riusciremo perché è uno Yak Tiger. Possiamo anche riprovarci, ma non avrebbe senso. Di qua però non... Binocolo? Non lo so. Stanno sparando da... No, troppo corto. Sto cannone purtroppo non è che lo conosco più di tanto. Lui sta sempre là. Ok. Dovrebbe essere questo il colpo. Cingolo un po' più in alto. Mose mostra la parte frontale del carro. Ma non ci voleva questa, Questa non ci voleva. Non ci voleva, anche perché con il tempo di ricarica che abbiamo non è che possiamo perdere troppo tempo, capito? Ce ne sta uno là. Eccolo, lo vedo. Ma quello come faccio a distruggerlo? Vediamo cosa mi dice la misurazione. 1500. Maggiore di 960. Molto utile, È uno Yak Tiger. Non c'è modo di... Non c'è modo. È inutile. Proviamo un altro colpo giusto per, ma... È inutile pure continuare. Ma ce ne sta uno. Easy. Buono, 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 buono. Era uno Yak Panther. Una bella differenza con lo Yak Tiger. Qua purtroppo se non ti... Non cerchi di intrufolarti, devi fare quella giocata sulla distanza. Ma non è che, capito, il ragionamento l'ho fatto prima. Quindi le scelte sono ben poche. E mi ha beccato proprio in pieno. No. Fortunatamente non siamo esplosi, però sta arrivando dietro di me. Proprio dietro di me. Ragazzi, sparate, se no mi distrugge. Sparate, se no mi distrugge. Distrutto? Penso proprio di sì. Qua ci è andata veramente alla grande. Ci è andata a sto giro, Ogni tanto un po' di fortuna, anche a noi. No, dai, ma non è possibile. No, no, che stiamo dominando?
Ho capito che è dentro Alfa, eh. Sì, però non è possibile che l'M48 vi distrugga tutti quanti, eh. Non è veramente possibile come cosa. L'ho visto. Lui sta facendo il giro sulla destra perché vuole cappare. Gioco finito, M48. Ti ho seguito, ti stavo seguendo e studiando da un paio di minuti e le cose sono terminate in questo modo per te. Spiace tanto. Adesso proviamo a cappare. Ok, abbiamo cappato. Dobbiamo tornare. No, dobbiamo avanzare, perché adesso loro vorranno riprendersi quello che hanno perso, quindi manderanno sicuramente almeno un paio di carri a ad affrontarmi, a gestire la posizione, se preferite. Io ti ho visto, tu mi hai visto. L'importante è prendere la mira. Dici no, proprio tu che non la prendi mai. Però in queste circostanze, quando potete, prendetela. Vabbè, sì, aereo. Bravo. Anche io ogni tanto. Fondamentalmente sto cercando di prendere metri per la squadra, perché se non vado io, come al solito, non ci va nessuno. Sta là dietro, sta. Lui si sente al sicuro, capito? A stare dietro quella cosa là, quella collinetta lì. Va, spara tranquillo il colpo ogni tanto. Non funziona così. Ti vengo a prendere da dietro, eh. Qua. Ora lo inizio a vedere sempre di più. E mo che fai? Ti stavi divertendo? Di la verità. Di la verità che ti stavi divertendo a sparare da là. A camperare. Ma siamo tutti bravi così. Porca miseria. Da un'ora tac tac e basta. Mi è mancato? Canna, ok, è innocuo, tranquilli, risolto. È innocuo, non può fare più niente. Una volta che distruggi la canna, automaticamente il carro. Sì, vabbè, però era mia, eh. Cioè, ma non per mettere i puntini sulle i. Continuiamo ad avanzare. Lo so che sta là, cioè. Guarda, what? Vabbè, potevamo prendere un po' di mira, effettivamente. Sì, ho capito, stia tranquillo. Ecco, figurati. Sono già due kill, eh. Sono già due kill che mi fregate. Ah, non riesco a. Motore, radiatore, serbatoio. Lo abbiamo messo un bel po' in difficoltà. Vabbè, dai, la partita degli assist praticamente. Cioè, noi stiamo facendo il gameplay. Come faccio a registrarlo? Scusate. Una kill deve entrare. Di che parliamo? Dai, su. Ma non è possibile. Ma dove sto sparando oggi? Ma che mi ha visto? Non mi ha visto. Non lo so, stavo per sparare. Voglio piangere, stavo per sparare. No, ragazzi, si può fare di nuovo sta partita, per favore, credetemi. Le crisi mistiche proprio. Per un motivo o per l'altro non sono riuscito a fare più di due kill in una singola partita. Per un motivo o per l'altro la squadra era o troppo brava o troppo debole. Comunque sia, il carro può fare molto di più di due semplici kill a partita. Secondo me è un carro che te ne dovrebbe fare almeno quelle 4 a partita, non dico fisse perché poi ogni partita è diversa. Però il cannone fa male, la torretta è buona, velocità buona, rotazione buona, retromarcia buona, mitragliatrici utili per spottare eventualmente carri nel fumo o in un cespuglio. Vogliamo vedere un pochino la sagoma, com'è posizionato il carro nemico. Sono tante cose messe insieme che mi fanno dire che il carro è davvero molto buono. Sicuramente lo andremo a vedere in futuro con dei nuovi gameplay. Ragazzi, il video è terminato. Io come sempre vi ringrazio per i like, i commenti e le visualizzazioni. E noi ci vediamo con un prossimo gameplay. Ciao!